connessione? Rispondi in diretta. Ci siamo? Oh. Un letto di Marco in diretta. Ciao, siamo in diretta. Buonasera, buonasera. Adesso arrivo, un attimo che vado a spegnere un telefono che fa plin plon. Arrivo. Eccomi. Devo infilare la macchina. Eccomi, buonasera. Ben ritrovate. E quanti siamo? 25. Di già. Bene, sono molto felice. Allora, aspettavo che qualcuno mi dicesse qualcosa, qualche richiesta da fare questa sera. Non le decorazioni di Natale, perché si era detto che questa sera avrei fatto qualche rifinitura, qualcosa per insegnarvi a terminare un quilt. Mi chiedete le rifiniture di Natale. Non è la stessa cosa. Mi sta cadendo tutto qui. Allora, attendete un attimo che non vedo niente. Ok. Ci siete tutte? Siete cariche? Ciao. 50 persone, possiamo quasi partire. Attendiamo ancora qualcuno. Anche solo a Termelise che c'è chi trova la pagina lì. La Termelise è un po' così. Ah, oggi avete visto il post che ho fatto su... Ho un vuoto di memoria perché dovevo far parlare la Terma, mi sono dimenticata di dirglielo. Guarda che faccia fa. Il post che ho fatto sulla fiducia, l'avete letto? Qualcuno di voi ha anche risposto? Allora, vi racconto, poi iniziamo, come ci siamo conosciute io e la Thelma e Liz. Oh my god. Ah! Avevo un negozio in via Solari prima, anziché perché qua. L'hai già detto? Già detto, ma tu non tutti se lo ricordano. Glielo ricordo? Sì? E lei... Una cliente entra in negozio col monopattino, pavimento di parquet bianco, borsa del Brasile. Ho detto questa comunità. Addirittura la borsa. Sì, avevi una bruttissima borsa di gomma del Brasile. Non so se avevi le scarpine di gomma che hai su di solito. Quello l'ho rimosso. Però così. E faceva le domande. Avete presente quei clienti che vengono dentro e guardano in giro, non sanno cosa chiedere, col monopattino? Posso entrare col monopattino? E io, in negozio? Puoi lasciarlo lì, per favore? E allora, l'ha lasciato lì in un angolo. E vabbè, è stata lì un po'. Hai comprato qualcosa? Sì. Ho anche comprato, pensa. Il ferro, quello col filo. I ferri circolari? Sì, quello che mi hai venduto di bambù e poi c'erano i fili da... Ma abitare. Se non hai mai fatto la maglia in vita tua? Ce l'ho tre misure, cara mia, comprati da te e sempre dicevo, ma che cazzo mi fa tornare? Hai detto cazzo. Ah, non si può. No, io volevo dire un sacco di parolacce in questi giorni nelle dirette, mi avete detto che io devo essere superiore, non posso dire le parolacce, invece in questi giorni ne avrei da dire tantissime. No, sii superiore, dice l'Emanuela. Vabbè. Manuela D'Amico, ti do retta, sono superiore, perché è difficile essere superiore, quindi tu sei superiore. Vabbè, va a casa da Roberto e dice: sono andata in un negozio e lì dentro non ci andrò mai più. Una che non sai come... Poi me l'ha raccontato dopo. E a proposito della fiducia, no? Perché voi tutti mi dite, ma sai, è una questione di pelle, poi io le persone le vedo subito dall'inizio, pure lei mi ha visto subito dall'inizio, io non è che brillo proprio di simpatia quando uno viene in negozio a perdere tempo, perché abbiamo un sacco di cose da fare. E posso dare un'occhiata? Ti serve qualche cosa oppure no? Cosa devi guardare? Comunque questa sera è venuta una signora che non era mai venuta, ha dato un'occhiata e si è comprata tutto il negozio. Volevo metterle un fiocco sulla porta, io ad esempio, e vieni, è tutto tuo. E vabbè, poi è andata a casa, ci ha pensato, così ha raccontato lei, e ha detto, ma magari avevo una brutta giornata, provo a ritornare.
È tornata. Non è più andata via. Però ha fatto così anche in un negozio di perline qui vicino e io ho detto, come nel mio caso, prova a ritornare in quel negozio di quegli antipatici che dice lei. E lei ha detto, sono tornata, non torno mai più. Bene, a proposito della fiducia. Lei ha le chiavi del negozio, vedete voi. Ci salutano tutti. Ciao. Buonasera da tutti. Buonasera da tutti. Già adesso chi dice, che bel qui kilt quello dietro di te. L'abbiamo già fatto da un po', ma siccome abbiamo tolto i pannelli di Natale questa sera, questo è l'unico che non stiamo trapuntando perché mancano dei ricami e quindi... Ci sono un'altra che dice, che bella coperta che vedo. Sì, è carina da matti. Sentite, ho i buchi nel maglione, no, adesso, sai quelle cose, i buchi nelle calze. Per forza voi guardate me anziché gli altri, perché noi siamo proprio scemi come delle campane. Allora, questa sera abbiamo detto, vi faccio vedere qualcosa del patchwork, perché eravate in patchwork. Ho avuto una commessa che chiamava, cioè nel mio negozio ho avuto una commessa stolta che chiamava, no, sai, noi facciamo corsi di patchwork. Di patchwork o di kilting. Licenziato. Anzi, ha fatto tutto da sola, guarda. Ciao Claudio. Ah, c'è Claudio. Paola non ci sarà questa settimana perché ha delle difficoltà, perché è con la laurea, quindi non abbiamo chi ci traduce per il popolo di lingua spagnola. Ma la maggior parte siamo italiani. Perché balla la Thelma? Ci sono io. Sì. Va bene. Allora, ma avevi parlato di una borsa di panno? Chi è che ha fumato? Marijuana? Io? No. Tu sì. Una borsa di panno? Mi sembra di no. Abbiamo detto, se faccio in tempo faccio il martedì sera delle rifiniture del patchwork, l'imbottitura, bla 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 bla. Se faccio in tempo il mercoledì vi faccio qualcosa di natalizio, di confezionato. Dall'altra parte a casa c'è Claudio che fa così. Mercoledì no, non ce la facciamo, perché siamo io e Claudio da soli e disperati in negozio tutto il giorno. E io oggi sono anche andata a fare Zumba, quindi lui disperato due volte con le signore che venivano in negozio. È stato bravissimo, gli hanno fatto i complimenti, perché ha venduto un sacco. Sì, mentre l'Eleonora è a fare le vacanze in Sicilia. La Giusy dice che giura che avevi parlato qualcosa di borsa. Sarà nelle storie dei regali. Sì, ma non era di panno. Perché era una cosa tratta da un libro che... No, no, ma dopo vi faccio vedere che cosa possiamo fare con dei regalini. Non sarà domani sera, perché io e Claudio veramente abbiamo un sacco di lavoro da fare durante il giorno, non sappiamo proprio da che parte girarci. Forse per venerdì sera lo facciamo. Claudio dice che è più probabile venerdì, magari un po' breve, perché così riusciamo a farvi vedere qualcosa di natalizio. Basta, adesso parlare. Allora, anzi, perché il cameraman ride? Perché sono scema? Ha detto forse di flanella. Forse di flanella. Giusy, ma cosa hai bevuto? Non lo so. Comunque, andiamo a guardare l'altro video. Andiamo a guardare l'altro video. Difatti Claudio ha detto, mentre vado a casa, bisogna guardare il video, perché così... Cosa gli hai promesso alle signore? Ma le rifiniture gli ho promesso. Allora, torniamo a noi. Siccome non potevo farvi vedere solo come si faceva tagliare l'imbottitura e giuntarla, mi sono dimenticata il filo da imbastire e un ago grosso. Nell'armadio bianco che c'è di là, forse tutto sopra, non lo so, un filo normale con un ago, portatemi. Tutti che si mobilitano qua dietro, non mi sono ricordata tutto. Allora pensavo, se no prendiamo una spoletta da lì, che di là ne ho 250. Allora, pensavo di farvi vedere, immaginate che questo sia, questo è un pineapple, quindi un ananas. Più avanti vi farò vedere anche come si fa questo disegno carino con una squadretta. Dopo Natale. Intanto prepariamo tutti i campioni, come vedete. Preferisco un colore che si veda sul bianco, perché l'imbottitura che ho è chiara.
quindi un'imbostitura più colorata. E allora pensavo di farvi vedere come si monta il bordino di una coperta quando la coperta è molto grande. Adesso le signore che hanno fatto i corsi con me fanno: ah, ma noi non ce l'hai mai fatto vedere. Una cosa alla volta, dai. Un ago grosso, sì. Aspetta che forse ho una scatolina più dentro degli aghi. Yes, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. E quindi pensavo di farvi montare, perché è sempre difficoltoso montare un bordo grande. Non faremo l'angolo mitrato, ma faremo un angolo normale, di quelli che si intersecano a battente, così. E perché? Per ovviare al problema della grandezza del vostro lavoro. Può interessarvi questa cosa? Allora, per ovviare alla grandezza del vostro lavoro, non è ancora tornata la mia macchina, ho questa qua in prestito, ma sono uscite due macchine nuove dell'Husqvarna, bellissime, le hai viste? Sì, può interessare. Ok, quando la misura sì. è tanto grande, cosa facciamo? Si tende a spostare oppure cede o flette il tessuto, di conseguenza noi cosa facciamo? Andiamo a stabilizzarlo. Con, immaginatevi una carta termoadesiva tipo Litten Bond, però alto 6 mm. Non l'avevate mai visto? Ah sì, alcuni sicuramente sì, e diranno: ma chi fanno i complimenti sui capelli sulla spalla. Grazie. Allora, stiro. Ah, mi è caduto in terra, non si... Qui decimo i ferri come niente. No, non scalda più. L'altro giorno gli ho fatto fare un volo. Ho bisogno di un altro ferro. Grosso, sì. Datemene uno grosso. Sono dimenticata che ho lanciato il ferro da stiro. Ma si può riparare, secondo te? Non vale la candela. Non vale la candela? Arrivo, eh? Allora, mentre si scalda il ferro da stiro, volevo dirvi una cosa, poi sentiranno anche gli altri. Per chi ha un negozio piccolo, medio, quello che ha, o chi vuole aprire un negozio e ha bisogno di un aiuto, di una consulenza, di qualsiasi cosa, che mi scriva in privato e io sono a disposizione di voi che volete fare qualcosa, prima che arrivino dei miei colleghi e vi murino il negozio di tessuti, perché questa è una battaglia che combatto da anni e anni e anni, e poi lo dico anche a delle mie colleghe, cioè vuol dire gente di altri negozi, dei competitor, chiamateli come volete, perché non si parla di onestà, ma si parla di capacità. Quando delle persone aprono un negozio nuovo, non sempre sono in grado di fare degli acquisti. E non sempre i grossisti che non cuciono e che non hanno un negozio sono in grado di fornirvi il giusto materiale. Quindi, compra questa collezione, che bella, che bella, che bella, che bella, 22 tessuti sui denti. Questo sono anni che lo dicono, comprate le collezioni intere, non comprate le collezioni intere. Poi per fortuna in questi giorni anche Emanuela, Consiglio vanno in giro dai clienti e vedono questi negozi murati di tessuto invendibile, perché non tutti i tessuti si vendono, dipende dalla zona dove sei, dipende dal contesto dove sei, dipende da una serie di cose. Questi tessuti vanno supportati da tante altre cose, materiali, attrezzature, dimostrazioni, corsi, cosa che tanti grossisti non fanno. Perché una volta che mi hanno murato il tessuto, no, voi vi potete mummificare dentro. Avete pagato e questi... Quindi qualsiasi cosa dovete fare, scrivetemi. Io sono a disposizione e lo faccio gratuitamente. Non vi voglio vendere i tessuti, non vi voglio vendere niente. Ma questo è solo per salvaguardarvi da eventuali mazzate sui denti o eventuali cantonate, perché tutti le abbiamo prese. Io faccio questo lavoro da 23 anni, quindi magari ne so più di quelli che hanno aperto il negozio 2, 3, 4 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa, e magari si trovano in difficoltà, perché anche se avete tante cose e non le avete acquistate da me, non è un problema. Io cerco di aiutarvi, perché siamo tutti, come si suol dire, nella stessa barca. Non è piacevole quando chiudono i negozi e sarebbe meglio aiutarsi a cercare di tenerci tutti un pochino su. Quindi scrivetemi in privato e io vi rispondo cosa sì, cosa no, cosa dovete fare, cosa non dovete fare. E i miei colleghi
mi sparano. Però se lo meritano, perché veramente sono delle pessime persone e lo dimostrano quotidianamente quando vado in giro per i negozi. Porca miseria, che fastidio che mi danno. Detto ciò, spero che il stiro sia scaldato, posso stirare la mia mattonellina. Brava saggia! Allora, che bella mattonella! L'ha fatta Anna veramente, non l'ho neanche fatta io, guarda. L'ananas. L'ananas, come la sua mail, ananas. E si è fatta una mattonellina ad ananas. Allora, taglio un attimo le puntine e vi faccio vedere come si procede. Noi adesso taglieremo un bordo irrisorio, ma è solo per farvi vedere l'utilizzo di alcuni materiali. Perché tanti so che a volte sono in difficoltà proprio non per il cuscino, alcuni anche per il cuscino, ma per grandi metrature. Quando avete una coperta 2 metri per 2 metri, 1 metro per 1 metro, 150, 180, girarla è difficoltoso e anche se puntate gli spilli vi cede da una parte, vi cede dall'altra, quindi incomincia a essere impegnativo. Ma quel per dove stiri, come si chiama? Guarda sotto. Questo o questo? Ah, Claudio, guarda sotto, non io, Claudio. Claudio ha messo il link, giusto? Sì, allora questo è dove troppo grande. Anna ti saluta. Ciao Anna. Anna. Ciao. Questo ciao. Claudio ha messo il link perché è una cosina della Siouxline che io ho provveduto anche a bruciare. Anche allo stiro. Sì. Allora, ora vi faccio vedere come tagliare. Adesso vi ridico, tagliamo un bordo piccolo. Non ho cambiato la lama, non ci serve quello perché non facciamo gli angoli. Mandano i cuoricini a Claudio. Mandano i cuoricini a Claudio! Metti il link, no? Ma ti rendi conto, Claudio? Ciao, guarda Sabrina, che... è appena arrivata. Claudio, vedi cosa stiamo facendo. Non ho neanche una rotella che mi taglia perché... Aspettate un attimo. In quanto cambia la lamina, dillo cosa stai facendo, che c'è gente appena arrivata. Stiamo facendo delle bordi rifinitu. Butto via le lame? Perché qui quando non ci sono tagliano qualsiasi cosa. Adesso ho bisogno di una lama. Poi Anna ride perché dice, ah, non taglia neanche quella, avete tagliato anche i topolini. La coda dei topolini avete tagliato. Ne proviamo altre due, eh? E Anna ride perché dice, ah, durante le dirette ti si sfila la macchina, non ti tagliano le lame. Che cosa divertente. Rifiliamo il nostro tessuto e lo giriamo di qua. Ciao Lara. C'è anche la Lara. Proviamo anche questa. Quindi oggi? Oggi rifiniture. Completamento, chiamiamolo come vogliamo. Facciamo 2,5, 3 rifiniture. Che non sono proprio rifiniture. Faccio vedere un po' di cose. Come si può dire giuntare? Quattro come rifiniture? Si dice in italiano quando si fa una giunta? Giuntare. Ora butto via le lame tutte. Procuratemi subito una lama nuova, per favore. Io non sopporto di tagliare con queste cose qua bruttissime. Mi piace tagliare. Le butto, eh? Cioè, guardate che schifo! Non voglio più lavorare qui, in questo negozio. Perché hanno tagliato la lana, il teflon. Allora, quando tagliate le cose, segnate che cosa tagliate. Sono andati a prendermi una lama. Perché tagliano il teflon con uno, poi tagliano il teflon con due, poi tagliano il teflon con tre, poi tagliano la lana e via così. Grazie. Giunture, credo. Giunture. Giuntare. Giuntare. Ma le lame?
lame vanno bene per tutte le rotelle? La lama da 45 va bene su tutte le rotelle da 45, quella da 60 su tutte quelle da 60 di qualsiasi marca, quella da 28 e quella da 18 sulle rispettive rotelle, ovviamente. Che figata! Guardate. Adesso questa me la nascondo. È bellissimo, eh? Voilà. Ho tagliato questo tessutino di Tilda, bellissimo, che non c'è più. Cavoli. E ce l'ho a casa. Quanto ne hai a casa? Ah, poco. Era un kit per fare la tovaglia di Tilda. La tovaglia? Quella rotonda che ho fatto quadrata e che alla fine non ho fatto niente. E lei è creativa, però peccato che poi non ne porta una termine. Ma come? Tutte le pochette? E il rag di quilt? Ah, una sera anche potremmo fare un rag di. Sì. Una sera potremmo fare un rag. Qualcuno può interessare? Un cuscino ragadi. Un cuscino ragadi, sì. Ma io non ce l'ho più. Che cosa? Infatti, non ho capito, Simona. Perché l'avrà regalato? Allora. Misuriamo la nostra mattonellina, che è giusto 13 e un quarto. Ma tanti interessa? È una domanda o... Non so cosa sia. Ad Anna non gli è venuta proprio precisa la mattonella adesso. Allora, come si fa? Voi fate il vostro top fino. Scusatemi, che qua cade giù tutto e io butto tutto qua dentro, così non mi cade giù dalla mia seggiolina. Voi fate il vostro top e arrivate fino qua, no? Dovete montare il bordo. Come fare? Allora, la prima cosa che si fa, come per le mattonelle quando dobbiamo fare un sash, misuriamo tutti e quattro i lati. Ho bisogno di qualcuno con la calcolatrice. Grazie. E una carta e una penna. Puoi scrivere? La prossima volta ho comprato una lavagna e così avrò la lavagna come a scuola. Otto. Cosa c'è dietro? No. Dai, perdiamo un sacco di tempo. Vabbè, dillo, io ho memorizzo. Cioè... Datemi a me un foglio, sì. Allora, misuriamo praticamente tutti e quattro i lati della nostra mattonella nel caso volessimo fare un sash. Che cos'è il sash? È il bordo che di solito c'è tra una mattonella e l'altra. Nel nostro caso, quando faccio... Sash. Impariamo tutto assieme. Poi, quando dobbiamo montare il bordo finale di una coperta, misuriamo... Che si chiama? Bordo. Brava, vedi? Posso andare avanti? Misuriamo i quattro lati della coperta, che a volte risultano uguali, a volte hanno un centimetro... Anche tre di differenza. Bene. La mia mattonella in questo caso misura 3 pollici e un quarto, un lato. Ti sei innamorata dei pollici, eh? Sì. 3 pollici e un quarto l'altro. 13 pollici uno e 13 pollici l'altro. Non si sa, c'è un mezzo pollice che balla, quindi io direi che... Tirandola, perché qui c'è un po' di sbiecola, portiamo tutta a 13 pollici e mezzo. Nel caso... Ti serve una segretaria? Sì, ti serve una segretaria. Sì, perché qua dietro i due segretari che ho non è che proprio... Cioè, vi voglio bene, però... Mi guarda. Cioè, uno deve stare a fare le riprese, l'altro deve stare al computer e dobbiamo indovinare dove sono le cose. Non lo so. Sorpassiamo, vero?
Ma non viene più la Barbara ad aiutarci qui la sera delle dirette? C'è la Loredana che si sta offrendo. Va bene. Vieni, vieni. Allora, nel caso i quattro lati fossero diversi tra di loro, cosa si fa? Si fa la somma. Si rifà, no. Dai, che serata che abbiamo questa sera. Allora, abbiamo la somma dei quattro lati. Quindi facciamo 4 più 4,2 più 4,1 più 4,5 più quel che è. Si fa la somma e si divide per 4. Quindi avremo la misura intermedia di tutti e quattro i lati. Perché dove manca un millimetro possiamo tirare, dove avanza possiamo buttarlo dentro. Un millimetro, due millimetri, tre centimetri no però, cioè lì veramente buttiamo via il lavoro. Faccio il lancio della mattonella come durante i corsi. Detto ciò, andiamo a tagliare le prime due strisce della stessa misura esatta del nostro quilt o della nostra mattonella o di tutto il top del quilt escluso il bordo. Fino qua vado bene? Ricordatevi sempre di chiudere la rotella tra un passaggio e l'altro. Che silenzio! Oh yes, aumentiamo la musica. No. Cosa fanno le signore? Avete tutte mangiato? Io sono anche a dieta, no, ho famissima. Veramente. Le signore sono lì. Ho dei momenti di disperazione delle volte dalla fame che ho. Allora, a questo punto, questa è piccola, ma nel caso avessimo un grande muro ci vuole un grande pennello, no? Nel caso avessimo un grande quilt, abbiamo bisogno di fissarlo. Quindi, oltre agli spilli, c'è anche un altro sistema. Allora, la prima cosa in assoluto da fare è prendere il nostro bordo del qui. Immaginatevi sempre che sia una coperta da 2 metri per 2 metri o quello che sarà. E puntiamo il centro, così non ci possiamo sbagliare. Allo stesso modo, puntiamo il centro della nostra mattonellina. Così non ci possiamo sbagliare. Vedete? Ora come faccio a far sì che il lavoro dica? Ripetendo, quindi il bordo l'ho tagliato alla misura intermedia dei quattro lati? I primi due bordi, quando facciamo l'angolo così, l'ho tagliato alla misura intermedia di tutti e quattro i lati. Okay. Mi trovo il centro perfetto. Ok. Che se è leggermente storto, cioè se ho una mattonella leggermente più in qua o una più in là, a me non interessa perché io devo avere il centro perfetto del mio quilt, comunque siano le mattonelle, cioè il centro del bordo del tessuto. Idem dicasi per questo. Ora, per far sì che il tessuto non mi scivoli a destra e a sinistra, c'è un fantastico nastrino. Non glielo ho detto a Claudio. C'è della Voen, Claudio, mi sembra. No. Delle Z Quilting. Sì, delle Z Quilting. Perché è termoadesivo da 6 mm. Non è a freddo, è a caldo. Quindi immaginatevi un item bond. E cosa facciamo? Lo andiamo a posizionare esattamente sul bordo finale. Sì. Ce l'abbiamo anche delle Z Quilting, però Claudio questo non ce l'ha a computer, lo sai? C'è una foto, lo mando. Sì, ma lui non ce l'ha. E cosa facciamo? Questo qui perché è da 6 mm? Perché è il nostro margine di cucitura. Quelli non ti preoccupare, servono dopo per l'imbottitura. Vado a stirarlo lungo la mia striscettina, solo da una parte ovviamente.
perché quando i lavori sono molto grandi a volte sono difficoltosi da maneggiare e abbiamo bisogno di un pochino di aiuto, solo per questo. La stessa cosa la andiamo a fare sull'altro pezzo. Domanda di una certa Claudia Arcioni, non so se la conosci? Sì, è una nostra cliente. La Thelma chatta con Claudio. Yes, ho trovato quello. Ok. E che domanda fa Claudia Arcioni? 23 anni di esperienza, ma una domandona. Sei autodidatto o hai imparato da qualcuno a fare meraviglie? Ho imparato da qualcuno. La mia primissima insegnante era una signora di Milano. Guarda, sono passati talmente, però lì ero molto più giovane. Avrò avuto 23 anni, 24 anni. E mi fece fare, andavo in un'associazione tantissimi anni fa, che ora non c'è più a Milano, si chiamava Il Tempo delle Donne. E facevo dei corsi, però tutto di English Paper Piecing. Scusami, ti chiama lei? Tutto di English Paper Piecing. Sì, quello lì, esatto. No, me lo fate vedere. E Z. Sì, è delle Z, ma non vorrei che fosse il nastrino per quiltare e non quello termoadesivo, Non va bene. Domani trovate sul domani sito. Vi mando il link, perché Claudio non stasera non veramente no, è che è andato a casa tardi, due non ore dopo il suo orario, il prodotto giusto. Sì. E quindi non linkiamo un prodotto errato. E c'era una cosa che si chiamava la cooperativa Il Tempo delle Donne, dove facevano dei piccoli corsi, una delle primissime a Milano. Non mi ricordo se giuro che non sapevo. Ed era Turro, Gorla, in un posticino, e lì ho iniziato il mio primo lavoro a mano. Dopo qualche anno, invece, sono stata assunta da un grossista, che è stato il primo importatore in Italia di tessuti e attrezzature per il patchwork, e la mia insegnante di patchwork a macchina è stata una signora che si chiamava Eleana. A mio avviso, molto brava. E poi da lì tanti altri corsi anche in giro un po' per il mondo. Perché viaggiare apre la mente, come dico sempre io. E in Italia abbiamo tante brave insegnanti, io non sono tra le più brave, sono quella che vi vuol far cucire nel miglior modo possibile, semplificando il lavoro. Però all'estero ce ne sono veramente di brave. Quando io vedo dei trapunti fatti all'estero, alle mostre, alle fiere, così, i nostri sono belli, ma quelli degli altri, credetemi, sono una figata. E così anche l'impostazione dei negozi. Per quello vi chiedo, se avete un negozio e volete dei consigli, chiamatemi, perché a volte entro nei negozi quando vado a fare i corsi, vedo come sono disposti i tessuti e penso, ma come faranno a venderli questi qui? Che c'è una confusione, che non saprei cosa scegliere io, capito? Che faccio questo lavoro da tanti anni. Quindi gli autodidatti, bravi bravi, ma io non faccio mai complimenti ad un autodidatta, mi dispiace, perché i soldi che spendete in tessuti, che sono l'oggetto del desiderio, li potete spendere per imparare bene, specialmente se avete un negozio, perché voi dovete tramandare, non dovete mai essere gelosi del vostro sapere. Ogni tanto vado nei negozi, e stasera non cuciamo più, e mi dicono, ma questo qui non puoi farlo vedere perché sennò poi io non lavoro, perché sennò poi. Ricordatevi che noi abbiamo sì un negozio per vendere, ma io prima di tutto sono un insegnante, quindi io vi devo trasmettere tutto quello che so nel miglior modo che io conosca e il più semplice possibile per farvelo capire, in modo tale che voi possiate rifarlo. Perché tenere i segreti di Pulcinella o farvi fare delle cose, come ogni tanto vedo delle signore che vengono qui e mi dicono ah, sono andata là, ho fatto questo corso, poi non si può dire, ma fanno veramente schifo, perché non è il mio compito quello di vendervi solo il tessuto, ma io non vorrei vendervelo il tessuto, vorrei anche murarmi dentro tutto il mio tessuto, quindi vedete voi.
E oggi Silvio era da una cliente, mi ha mandato delle foto del nostro negozio. Questi tessuti li possiamo vendere? No, non li voglio vendere, sono miei. Quindi qualcosa sì, qualcosa no. Però spendete meno soldi all'inizio in oggetti del desiderio e fate, investite nei corsi di persone brave, fate dei chilometri, perché tanto se vi murate il negozio di cose, alla fine vendete solo l'elastico per le mutande e le spalline imbottite, che non gratifica nessuno. Se volete vendere dovete imparare. Quanto è vero, c'è posto per la creatività di tutti, grazie. Sì, c'è posto per la creatività di tutti. Bene, una volta che ho fatto questo, cosa faccio? Vado a togliere la mia cartina e mi resta una piccola pellicola di termoadesivo da 6 mm, quella che poi, presa dalla foga, l'ho messa da un'altra parte. Che picciona che sono! Andava di qui perché devo mettere diritto contro diritto, voi non mi dite niente. Allora, teflon sull'asse da stiro di là. Prendo un altro pezzo che faccio prima. Chiacchiero, non importa, mi arrangio con un altro pezzo di tessuto, Thelma. Chiacchierando, mi sbaglio. Grazie. Allora. E sbaglia pure lei, pensate. Perché sto chiacchierando. Se non stessi chiacchierando non sbaglierei. Brutta. Quel nastrino che usi è lo stesso che si usa con lo sbiecatore, ad esempio, per meshwork? Yes. Sì, è lui. Io voglio sapere cos'è il meshwork. È un lavorino che si fa con dei piccoli sbiechi, si intersecano e si fanno dei lavorini carini. In Italia non è tanto andato, devo essere sincera, il meshwork. Però potremmo fare un giorno dei lavoretti invece a stained glasses, che sono le vetrate, e quello dà abbastanza soddisfazione, è carino. Ritorno. Non ridete quando sbaglio, perché mi distraggo. Comunque ti fanno i complimenti, era ora che qualcuno lo dicesse e che pensano che non si va, che tutto si va tramandato e non chiuso nel scrigno. Assolutamente sì. Perché se vi tenete tu, scrigno si chiama. Ok. Non è straniera. Uè. Stavo ricordando i miei, la mia memoria. Scrigno, scrigno, scrigno. Bella le vetrate. Ok, fisso anche l'inizio e la fine. Poi vedete dove avevamo il quartino di pollice in più, fa questo effetto. Allora cosa faccio? Lo tiro leggermente e vado a puntare sacchetta. Beh, quel nastrino. Sì. Quando ho fatto il mio non c'era. No, c'era, è che non ve l'ho fatto io utilizzare, scusatemi, ma voi eravate già brave così. Questo lo stiriamo, volendo dopo, una volta stirato, posso anche togliergli gli spilli, specialmente quando il lavoro è molto grande. Perché adesso questo è piccolo, ho messo gli spillini così. Quando ho una... Perché mi guardi così? Non lo sapevi, neanche tu. Quando ho una coperta molto grande, la misura tra uno spillo e l'altro non sarà così, ma magari sarà così, o così, o così. Con il nastrino... è lì, è attaccato, tolgo gli spilli, vado a cucire ed è molto più pratico anche da tenere in mano. Altro che, pesa anche meno. Yes. Sì? Dillo con parole tue. C'è chi chiede dei cassetti da tipografo.
I cassetti da tipografo non siamo ancora riusciti a fotografarli. Domani li posto nel baule di Roberta e andranno in vendita lì dentro. Uè, bravo Guido, che era in palestra. È arrivato adesso e chiedi, lui ha quello del quilt dietro, chiedi se qualche volta pensi di fare un gruppo per realizzarlo assieme. Con l'anno nuovo, prima non ce la facciamo a fare niente. Siamo talmente oberati di lavoro che... Ok, il nastrino per una coperta matrimoniale è facile da usare? Anzi, sì, è ideale. È ideale. Cosa vuoi? Sì, quello lì. E questo è mio personale, ci avrà 20 anni questo nastrino. A proposito, questo nastrino qui, siccome ne avevo fatto una scorta infinita, perché in Italia una volta non c'era, questo importatore per cui lavoravo li vendeva. E io per paura di non averne me ne sono messa da parte 20-30. Questo ha 23 anni questo nastrino, guardate, non si è né logorato, si è un po' ingiallito, ma ne ho usati tanti, me ne sono avanzati due, questo qui e quello lì. Mirianna viene a trovarvi domani. Veramente? Sì. Ma con Maurizio? Sì. Ma dai! Io nella pausa pranzo devo andare a fare la ceretta, posso dirlo? No, perché? E domani sera non ci sarà la diretta, come abbiamo detto, perché non ce la facciamo. A che ora vieni, Mirianna? Nel pomeriggio ti fermi 2 giorni? Cosa fai? Ricordati che abbiamo il gatto. E voi mi direte, lei c'ha il cane, che ti lo mangia. A pranzo solo. Solo a pranzo viene? Io devo andare. No, a pranzo sono dalle zie. Ah, ok. E ti fermi anche dopo domani? Domani mattina vieni. Mi devo far trovare pronta allora domani mattina. Invece, a proposito delle consulenze ai negozi, se qualcuno volesse questo negozio, sempre domani mattina fiocco sulla porta. E io poi faccio solo la consulente. Però vi lascio l'Eleonora. Non pensiate che vi abbandono qui con il negozio, eh? No, no. Anche la Telmelis. Beh, la Telmelis oramai fa parte dell'arredamento, abita qui davanti, ha le chiavi, può andare e venire quando vuole. Vi lascio Claudio. Chi possiamo lasciare? Katie. No, Katie no. Con l'Eleonora non la vuole. È il Nespolo. Lasciamo il Nespolo. Il giardino è tutto piantumato. Cosa volete di più? Io poi vado a Fuerteventura con la Laura. Anche da qualche altra parte del mondo mi piacerebbe andare. Meglio, eh? In Giappone. In Giappone, da qualche altra parte, Nord Europa, Stati Uniti. E poi mi ritrovo ad aprire un negozio da un'altra parte del mondo. Ma c'è chi chiede di Silvio? Silvio lo lasciamo qua. Silvio resta. Silvio resta qui. Non me ne vado a Napoli. Silvio vuole trasferirsi a Napoli perché secondo me... Puoi ricordare l'orario di apertura e chiusura del negozio? 9:30, 6:30 al pubblico. Claudio deve scrivere sugli orari. Centro? Al centro è chiuso dalle 15 dalle 13 alle 15 e penso che manterremo questo orario anche per tutto l'inverno, perché non ce la facciamo se no. Eleonora si spara e noi pure, e quindi nella pausa pranzo resteremo chiusi, mi sa. L'ho comunicato al mio socio che sta dietro, la cosa che mi fa la faccia sì, perché non ce la si fa, non possiamo ammazzarci. Solo chi vuole venire suo appuntamento a comprare. Sì, chi vuole venire suo appuntamento a comprare, non a posso guardare, può venire. Cosa volevo dire?
Ah, gli orari li ho detti. No, Claudio deve scrivere che il martedì il negozio chiude alle 6, perché se no mi tocca cacciare la gente come questa sera e non è carino, ma non ce la facciamo a tenerlo aperto fino all'orario di chiusura e preparare le cose per la diretta, sistemare tutto. Io sono sempre in ritardo. Allora, macchina sempre quella che uso mai. Adesso vado a cucire esattamente a 6 mm dal bordo, così la mia collina resta dentro, poi con i vari lavaggi si scioglierà e non è un grosso problema. Questo vi servirà per tutti i quilt che faremo, eh? Come si chiama questo nastrino? Nastrino biadesivo da 6 mm, domani Claudio posterà il link, non questa sera perché non l'ho avvisato e non sa dove andarlo a cattare fuori. Ma del resto oggi abbiamo avuto veramente 2-3.000 cose da fare, non riusciamo neanche a evadere tutti gli ordini. Io sto facendo tutto l'erbario per una signora, che non è proprio una roba, non è proprio una passeggiata di salute. Ora andiamo a stirare in esterno. Alla fine la calcolatrice non mi serviva, perché Anna aveva fatto dei margini quasi perfetti. Brava Anna! Allora, volevo annunciarvi, non so se tutti avete ricevuto la newsletter, se non avete ricevuto la newsletter o se non siete iscritti alla newsletter per vedere i corsi, bisognerebbe creare degli eventi. Ma te Telma, a tempo perso, non mi puoi creare gli eventi? E mi dirà, ma quando ce l'ho il tempo perso? Che lavoro? Ecco. Poi ho i pazienti quando esco dalla clinica, ho i pazienti dopo. E poi, quando non ho i pazienti, vengo qui... Qual è il tempo perso? Quando Roberto dorme. Dopo ne parliamo. E quindi, se non siete iscritti alla newsletter, Claudio forse riesce a postarvi il link del sito dove iscrivervi, perché Anna Diversi verrà il 12, 13, 14, 15, quel weekend lì a fare il corso di trappunto, base e avanzato, più degli altri corsi di patchwork, quindi sostituisce me, lei fa i suoi corsi, io faccio i miei. Invece forse a fine mese io andrò in Sicilia. Non te l'ho detto? No. Sì, perché c'è il Quilting Day della Sicilia a Palermo. E quindi la signora di Graziella di Milazzo, assieme alle signore dell'isola, come avevamo detto prima dell'estate, mi hanno chiesto se vado. Quindi ora mi devo organizzare. Vorrei andare da sola. Blascio, dica. No, lui non deve dire niente. Tu vorresti andare da sola, ma? No, vorrei andare da sola, non lo so, perché qui chi abbiamo talmente tante cose da fare, vorremmo tutti andare in Sicilia. Ma... C'è una domanda. Sì. Qual è la differenza con l'altro nastrino che accennavi prima? L'altro nastrino è quello per quiltare a 6 mm, un'altra volta quello. La differenza... Che non è biadesivo. E che quindi fai un po' più... Okay. No, serve a un altro utilizzo. Okay. Quello ve lo dico. Ho bisogno di una squadra lunga, per favore. Un po' caldissimo, ho messo il maglione di cashmere. Ma fa niente, mi serve per misurare. Pensavo di andare in Siberia. Ho patito un sacco di freddo in questi giorni. Poi oggi nel corso di Zumba... Caldo che credevo di morire. E sono quasi morta. Questo sembra più lungo di lato, in realtà è leggermente più piccolo. Va l'illusione ottica a volte, hai visto? Ciao Franca. Oh, la nostra Mega Matt. È arrivata adesso la Franchina? Oh, yes. Sono un po' congestionata da tutta questa roba che ho sul tavolo.
Ma è tutta roba bella. Vorrei io avere tutto. Vorresti tu avere tutto? Anche io. Una volta quando cucivo, fino a pochi anni fa, sul tavolo della cucina tutte le sere, e poi per mangiare sposta la macchina, metti la macchina in terra. Eppure avevo una stanza di sopra, una mansarda piena, no, bisognava cucire sul tavolo della cucina. Un disaster. Prendi il piano di taglio, mettilo a fianco al tavolo. Però stiamo Cucini molto cambiando. di più. Cucivo molto di più una volta, adesso faccio un sacco di foto, posto un sacco di foto e cucio un po' di meno. Arrivo, perché prima ho sbagliato a incollare. Applichi di più. Applichi di più. Applico di più poi, adesso sì, faccio un po' di applicuiti in più. Lo sai che è proprio bello adesso dietro di te? Con i quadretti, ma li Con... avete visti questi quadretti? Che carini che sono! Sono di Natalie Bird, li ha fatti lei, Non so, eh? E sono dal vivo, adesso non vi bellissimi. posso far vedere, domani vi faccio una foto dal vivo, i punti che fa Natalie. Qua di punto scritto, sto male. Neanche nei miei sogni ottimisti riesco a fare dei punti così. Che Bello. E tra poco arriveranno anche i cartamodelli, perché siccome lei ha cambiato laboratorio, questi non ci stavano più nel laboratorio. E quindi sono arrivati qui, assieme a un quilt, una borsa, delle cose tanto carine. Bene, 18 pollici. Che Che carina. Che cosa? ti ha inviato? Eh? Che ti ha inviato? E a proposito delle designer australiane, non so se sapete, adesso abbiamo l'esclusiva, non come Roberta De Marti, ma come Steam Italia, di Lynette Anderson. Quindi, pensavamo che i tessuti fossero in dogana quelli della Lessienne in questi giorni. Invece no, arriveranno fra qualche settimana. In dogana c'è un sacco di altra roba della Lessienne che arriverà, credo, domani. Vabbè, domani, dopodomani, così si può spedire tutto ai clienti e sono tutti contenti e felici. E invece ci sono di... Faccio un intermezzo dopo, non mi confondo. Invece ci sono tutti i cartamodelli, i libri, i bottoni, i kit, un sacco di cose. Sì. Ah, Chiede ci piacciono le australiane. come hai fatto a trovare il bordo. Il bordo l'ho misurato. Siccome è stirato, ho messo il righello e ho misurato. Ho misurato i due bordi, nel caso fossero differenti, si fa sempre la misura intermedia, si taglia e poi si cerca di tirare e mollare in modo che vengano precisi. Ve lo devo finire perché poi vi devo far vedere come si fanno delle cose qua sopra. E se non lo finisco, non posso farvelo vedere. Le prossime volte, quello dopo lo facciamo vedere. Guardami a me. Le prossime volte posso avere la macchina da cucire di qui e il ferro da stiro di qua? Perché? Secondo me non ti trovo. Sì, mi trovo benissimo, perché io il ferro da stiro lo devo avere da questa parte, non posso continuare a cambiarlo così. Non sono americana che sono tutti mancini. C'è chi dice che adora Natalie Bird. Anche io. E anche vedrete, Lynette Anderson fa delle Chi cose dice che è bellissime. carino quel cuscino? Allora, quel cuscino, per chi ha comprato il libro, ve l'avrei detto dopo, ma Silvio inquadrava. Oh, cercavo di movimentare.
Cercavi di muovere, non siamo abbastanza movimentati questa sera, c'è un caldo. Poi questo ferro da stiro, le luci e tutto quanto. E per chi ha comprato il libro Some Kind of Wonderful, quello è il cuscino, quindi lo potrete fare acquistando il libro. Se avete degli avanzi a casa, è perfetto. Se non li avete e volete esattamente questo qui, vi preparo un kit. Abbiamo già pronti, credo. Anna dice, non te li vendere tutti, uno è mio. Sì. Una volta. Ce n'è ancora qualcuno, ma adesso li facciamo ristampare. Ma sei scemo stasera. Cosa ridi? Invece sul nostro lavoro di questa sera, quindi non si rifila il quadrato quando ha misure diverse? Mai! Si rifila. Anna, di tu, parla tu che sei anche tu maestra di patchwork, ma si rifilano mai le mattonelle? Ma quando avete le mattonelle? Ma quando avete le mattonelle che hanno gli angoli, ma come fate a rifilarle? Che questo no, perché questo è un lavoro di creatività. Quando abbiamo una mattonella che ha le punte, cioè la punta deve essere così a 6 mm dal bordo, cosa mi rifilate? La punta? Poi quando andate dentro la mangiate. È bello. Cosa dice Anna riguardo alla rifilatura delle mattonelle? Ha sparato alla signora. Speriamo. Chi è che ha detto che si rifilano? Che può? Loredana. Ma Loredana va in un negozio a fare un corso di patchwork. Non mi ricordo dove. Non voglio neanche sentirle queste cose. Le mattonelle non si rifilano mai, perché si parte dal presupposto che sono precise. Quindi cosa rifilate? Anna dice mai! L'ha detto anche Anna. Se ci fosse Manuela D'Amico in linea, cadono i capelli pure a lei. E così le insegnanti tutte, quelle che fanno fare le mattonelle precise, le altre le rifilano. Voglio morire! Invece la Gigliola dice che è arrivato oggi il suo libro, è molto felice. Oh, molto felice anch'io. Ricordatevi sempre puntare il centro, perché abbiamo bisogno che sia esattamente al centro. In questo caso, oltre ad essere al centro, controllate anche il bordo. Loredana dice, ricordati le promesse allora. Che promesse ho fatto? Penso che sabato ho fatto una promessa. No, quella era la Giusy. Che promessa ho cosa fatto? Cosa dice Anna? Ma c'è gente che anche i bordi li taglia un tot e poi li rifila dopo che sono arraccati. Orrore. Attacca. Orrore, sì. No, Anna. Attaccati. Attaccati, scusa. È andata io per un po' di... Cioè, se non è giusto giusto leggo male. E no, non si rifilano i bordi, deve essere tutto tagliato con precisione, come il log cabin, per favore. Che ogni tanto anch'io orrore rabbrividisco quando in alcuni corsi fanno tagliare tutte le strisce per fare il log cabin, poi partono da un quadratino e incominciano ad attaccarle. Così, se per caso sbagliate un millimetro di margine di cucitura al centro, alla fine avrete 3 cm di dislivello di margine di cucitura, perché tanto comunque attaccate le strisce vanno sempre bene se non avete la misura già pretagliata. Signor guarda giù, come diceva mia nonna. Loredana dice che avresti fatto un corso di patchwork. Qui o là? Dalla Simona, sì. Loredana Passa sta parlando? Allora, per venirlo a fare dalla Simona... Non è che io posso andare nel negozio degli altri, devo essere invitata. E online qualche cosa avevamo fatto, posso farvi fare delle mattonelline online. Non è come farlo dal vivo, ma... Anna dice che viene un cerchio invece di un quadrato. Esattamente. Perché Anna è cattivissima come me durante i corsi. Ma non è vero, quando ho fatto il trapunto con lei era così carina. Anche io sembro carina a quelli che non stanno qua tutti i giorni in negozio, eh? E così lei è carina quando è qua con voi, poi quando va là dalle sue signore, se le magna. Vero, Anna? Però le signore loro sue sono brave. Le sue signore? Anche le mie. Però è che a furia di stare qui poi non si accontentano mai, c'è sempre qualcosa da dire.
E poi anche io quando vado nei negozi degli altri sono abbastanza carina. Ma la Loredana Passa è già tornata a casa, che sabato era qua a Milano. Anni un angelo. Dice Miriana. Miriana è un po' para para quella cosa, che non posso dire le parolacce. Dovrei farci una dimostrazione dell'Occhiambin. Sì, vi farò una dimostrazione di Lockhaven. Ho anche dei vecchissimi Lockhaven che hanno più di 20 Anna dice, brava te, ma non li credere. Io sono molto più buona. Di me? Sì. Bugiarda. Invece la Loredana dice, yes, è tornata. Loredana Che bei colorini, sembra i colori della Noemi quelli, vero? Sì, sembrano i colori della Noemi. Michela chiedi quando andrai in Sardegna a fare un corso. Michela, devi trovare un negozio che la inviti. No, non è necessario avere un No. negozio, bastano Un po' di un po' di persone, uno spazio, un oratorio, un circolino. Quando lo facciamo all'Elba? Quando lo facciamo all'Elba lo facciamo nel circolino. Uno spazio e delle persone. Quando vado all'Isola d'Elba io non sono appoggiata a nessun negozio, perché li facciamo dove ci chiamano. Michela, fai un gruppo. Vengo anch'io. Che finalmente vede il mare dell'Italia. 12 anni in Italia, non è mai andata al mare, siamo in una penisola. Ma no, ci sono solo delle montagne. Sì, c'è solo il Trentino Alto Adige. Allora, Dana dice allora ti invito io. Sono concentrata, sì. Loredana troverà qualche persona e ti inviterà. C'è chi vuole fare il gruppo a Genova. Brave, brave, fate i gruppi, fate i gruppi. Se fate un gruppo, io vengo. Magari non Con quando tutto lo lei. staff. No, vengo da sola. No. Vogliamo venire anche noi. No. Ragazzi, la condizione è che dovete portarci anche noi. Io, Silvio, Katie, anche Babi, Baby, Bubi, com'è che si chiamava? Baby non ce l'abbiamo più. Baby Neanche Baby, no. Troviamo un'altra Baby. l'hanno portata via. Quelli che la trattavano benissimo. Guido, il problema non è quello, il problema è che io conosco solo le montagne, perché Guido dice che il mare del Brasile è molto più bello del vostro. Invece non è quello il problema. È che qui non la portano mai al mare. Non c'è il mare. Ah, noi possiamo andare, ma se mangiamo poco, Silvio. Guarda, invita la Thelma dopo che è tornata dal Elisabetta Brasile. dice di fare il gruppo, lei mette a disposizione il B&B. Perfetto. Chi è? Chiara, Chiara. Volevo andare anche a Treviso questa primavera, poi sono stata male, non sono più riuscita a fare niente. Uffa. Allora, una volta che avete confezionato il vostro top, adesso mi si perché non. Dice portavo all'Elba, Va paterma. bene, la prossima vado, giuro. Sì, ma Sì, vabbè, cazzate. con Adesso dico le Roberto parolacce con che Roberto. l'ancora. No, l'ancora no, la piccona. Quando avete fatto? Facciamo finta che questo sia il top. Il cuscino più Non è il bello cuscino, è una coperta in miniatura. È Barbie. la coperta della Barbie, di Baby. Cosa facciamo? Dobbiamo andare a mettere un'imbottitura e un back si chiama il fondo praticamente. Tutta questa storia per farvi vedere come si giunta all'imbottitura. La mia imbottitura è piccola così, cioè ne ho dei pezzi. Come faccio? Perché ogni tanto, anche quando vendiamo l'imbottitura ai negozi, vi dicevo: ah no, è alta 150, non so come fare.
mondo di impediti. Allora, l'imbottitura, anche se avete dei pezzi piccoli così, si può aggiuntare. Non è vero che si vede se voi dopo la trapuntate bene. Certo, se non la trapuntate, può essere che a volte si veda, ma rarissimamente, credetemi. Come si fa a fare una bella aggiunta sull'imbottitura? Ci sono due sistemi. Prendo l'imbottitura. Esempio, ho questo pezzo di imbottitura che dice Robertina Marisa. Ah, la mia Marisina. Allora, vedete, se io voglio aggiuntarla, perché ridi? No, dico, è la coperta di Ketty. È la coperta di Ketty, sì. È che è tutta coperta di Ketty quel negozio, perché Ketty dorme ovunque. La Graziella sta guardando. Bene. Allora, vedete, io ho due pezzi di imbottitura, non potrei mai attaccarli assieme. Sì, posso attaccarli assieme, ma con approssimazione. Per averli precisi, che cosa devo fare? Primo metodo. Viene anche la Thelma che non l'ha è mai fatto. E perché è interessante. Quando è molto li interessante sovrappongo. Vengo qua. Prendo il mio righello, li sovrappongo di due dita, tre dita, dipende dalla grandezza del vostro lavoro. Ma tu che questa sera non zoomi, si vede tutto bene quello che faccio? Dove sì. E vado a tagliare. Tolgo l'eccesso di qua, tolgo l'eccesso di là. E la mia imbottitura è perfetta. E così si fa l'aggiunta dell'imbottitura. Non si sovrappone mai. Never. Che bello! Hai visto? E poi come facciamo per imbastirla? Primo metodo. Ah, vi faccio vedere un'altra cosa. Se avessi dei pezzi piccoli o storti, non è un problema. Guardate. Potrei avere dei pezzi di imbottitura che hanno delle punte oppure hanno dei quadrati, non importa, li posso sovrapporre, sagomo si dice, sì, faccio una sagoma e vado avanti. Ciao. Poi, Noemi, guarda la tua coperta con i tuoi colori. Questa. Poi è fantastico quella cosa lì. Questa l'abbiamo fatta in tre praticamente, l'ha iniziata la Thelma, un pezzo sono andata avanti io e dopo l'ha finita la Noemi. Io ho tagliato solo i pezzettini interni. Cioè, questo è stato un lavoro fatto a tre mani. A questo punto, adesso ve ne faccio vedere un pezzetto, prendo il filo da imbastire, l'ho preso rosa così lo vedete, poi voi lo utilizzerete del colore della vostra imbottitura. Lo sapevate come giuntare l'imbottitura? Domanda. Tanti sicuramente sì, tanti no. Io no. E in questo caso non fate altro che questo è il metodo classico. Questo è un metodo classico. Stanno ringraziando per lo zoom. Perché stasera tanti hanno... no. Domenica, Anna, Elisabetta. Perché quando avete gli scarti del trapunto dell'imbottitura, cioè cosa ve ne fate? Non è che potete fare pochette o borsine tutta la vita. Potete riciclare tutte le strisce degli avanzi per poter fare anche un quiltino piccolo, anche un runner, anche un pannello di Natale da appendere, perché no? C'è chi dice che si augura che sia stato un lavoro a sei mani, non solo a tre. Sì. A sei mani, scusate. Bello questa cosa. E questo potrei fare anche con quello ad anatra? No. L'imbottitura ad anatra? Sì. Sì, certo.
Difatti nasce per quello l'imbottitura. Dici che quello proprio non si fa avanzare niente. No, no, anche di quello, cioè dipende dalla misura, vedete? Quindi quando voi lo inserite all'interno del quilt, questa cosa non si vede. Invece la Loredana dice che lo sapeva già, ma la trapunta. Cosa vuol dire ma la trapunta? Loredana, cosa vuoi dire? Spiegati. Io sì, meglio. Ma la trapunto. La trapunta a macchina, forse. Ma le due imbottiture, trapunti o quando l'hai messa dentro? Perché quando l'hai messa dentro... Con lo zigzag. No, 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 no. Perché resta duro? Perché resta duro. Resta duro, ma soprattutto, vedi Loredana, non ti fa mai poi così il lavoro con lo zigzag? Perché ha una tensione, fa le grinze. Poi dopo devi stirarlo, ma il filo tende a fare così. Invece, vedi come resta morbido questo? Invece l'Elisabetta è molto interessata per fare i gruppi. Scrivi dopo in privato a Roberta, che così si può. Elisabetta mi scrive tutti i giorni. Ma Elisabetta, okay. Quale? Potete Bonissone? Venire tutti. Bonissone. Ci sono 6 posti letto. Perché l'hai detto? Adesso vogliono venire per forza. L'altro metodo è questo. E la Loredana dice, è vero, fa le gobbe. Certo, che fa le gobbe. E poi quando la metti dentro fa schifissimo. Altro metodo invece è questo qua. Si rifila sempre, oppure si fanno quel, cioè si io adesso vado diritto ad perché sì, se avessi un'imbottitura con una punta posso fare uno scalfo e poi andare avanti, tanto quando è dentro chi è che lo vede? L'altro sistema è questo qua. Quale parto il rifilato? Questa. Speriamo che sia lei. Yes. Adesso forse l'ho spostata. No, eccola qua. Ta-da! È il mio sogno conoscere quel nastro. Questo è una garzina. Perché la mia non so dov'è, ne ho dovuto aprire una adesso in questo momento. Ah, era nell'armadio bianco la mia, cavoli. Vabbè, se hai messo le ante non vedi più niente adesso. No. Questa garzina da una parte è termoadesiva. Ok, quando finisce la spiegazione delle garze c'è una domanda. Sì, puoi farmela. Posso sapere che tipo di appliqué avete usato per i pezzi più grandi nei quilt alle tue spalle? Questi? Sì. Dopo ve lo dico. T'ho detto che era dopo. Quindi lo mettiamo molto vicino, lo mettiamo sul piano stiro. E voilà. Adesso avevo il ferro un po' caldo e non ho messo il teflon e mi si sta tutto. Scusate, aspettate che ho fatto casino. Siamo già molto simpatica. Molto simpatica la garzina nominata. Aspetta, Che idea! Questa è una garzina apposta, cioè è fatta proprio apposta per questo lavoro. Per stirare i pezzi di imbottitura assieme tra di loro. Vedete? Io di solito la metto solo da una parte. E quella cosa metto, si può mettere da tutti e due. E tanto è trapuntata dentro, okay. Ed è impalpabile, non si sente assolutamente niente. Ma posso toccare? Come no? È vero. Fai così? Non si sente niente. It's bellissimo. Bene, e questa era una cosa che volevo insegnarvi. Ora,
E viva la garzina! Che ore sono? 10:26. Allora, direi per questa sera basta, la prossima volta l'appliqué. Ah sì, no, perché volevo farvi vedere il binding, però è un po' lungo. La prossima volta vi faccio vedere come. Intanto potete... Facciamo gli appunti. Sono prossima volta binding. Come si chiama la garzina? Claudio non lo sa perché non è caricata sul sito. Domani ve lo dico. Domani ci sarà un post apposta per dire. Domani ci sarà un post apposta. C'è chi dice che oltre la mano vorrebbe vedere anche il volto della Telmelisa. No, guarda ragazzi, è molto meglio così nel mistero. Sei inquadrata da sola. Puoi girare il cellulare così. Zut, zut. Puoi inquadrarla se vuoi. No, lasciate nel mistero che si fa meglio. Dopo vi posto una foto di quando abbiamo inaugurato il negozio con la Telmelis vestita a festa e non da pigiamata, diciamo. Allora, per fare questo quilt qua, i pezzi piccoli sono stati fatti con la wash away e quando si scioglie si va. Quando facciamo quelli così quando grandi... Quando si bagnerà si scioglieranno. Sì, quando si bagneranno si scioglieranno. Parlo in italiano adesso, cioè... Veramente, guarda. Ma cosa hai detto tu? Non lo so. Hai detto che quando si scioglie, si scioglie? Se ne va. Ah. Per fare i pezzi grandi abbiamo fatto delle mascherine di cartone o di PVC. Adesso non mi ricordo con cosa le abbiamo fatte. E poi lasciamo un margine di 6 mm, lo stiriamo all'interno, lo incolliamo e poi lo appiccichiamo. Praticamente il margine da 6 mm, una volta che l'ho stirato con la penna colla, lo giro, lo incollo. È classico quello che abbiamo fatto per fare il cuore nel mio corso base. Yes. E dopo viene con l'imbastitura liquida applicato e poi questo è fatto tutto con il sottopunto, con il punto invisibile a macchina, con il filo. Questo. Filo invisibile. Allora, volevo dirvi delle cose. La prossima volta vi faccio vedere come si fa il binding. Intanto vi dico solo che una volta la prossima volta avrò la lavagna dove posso disegnare. Ma vedeste che lavagna ho preso! Grande è una lavagna di scuola di una volta. Perché io volevo dipingere tutta la parete di nero, veramente farla proprio a lavagna. Quindi adesso sulla parete nera vediamo, perché Claudio diceva di no, che dopo era brutto. Silvio diceva di no, ma secondo me la parete dietro mi piace, perché posso appendere il quilt da un lato e disegnarvi le cose, togliere il mobiletto della Laura, lo mettiamo qua, e disegnare sulla parete. Cosa dite? Intanto abbiamo la lavagna. Poi, se non la metto qui, da qualche parte la metterò pure la lavagna. Cos'altro vi devo dire? Che quindi facciamo appunto il binding e... Sì, no, adesso devo spiegare un'altra cosa. Questo è il vostro top. Supponiamo che sia 2 metri per 2 metri. Noi dobbiamo ora andare a posizionare l'imbottitura e anche il back, quindi il fondo di tessuto. Calcolate ogni volta che voi fate un quilt che il back e l'imbottitura siano almeno 15 centimetri più grandi del top per ogni lato. Sono stata chiara? Ripetete. 15 centimetri più grandi per ogni lato. 15 centimetri più grandi per ogni lato. Perché sia che io lo vada a trapuntare a mano, sia che io lo vada a trapuntare a macchina, ho bisogno di agganciarlo al telaio. Quindi, e poi, nonostante sia imbastito, e la prossima volta vi farò anche vedere come imbastirlo, mi si potrebbe leggermente muovere. Quindi avrò, supponiamo che questo sia il mio quilt, avrò la mia imbottitura più grande di un pezzo tutto attorno, su tutti i lati, idem dicasi per il fondo. Ora, come faccio ad imbastire? Posso semplicemente imbastire a raggiera, poi la prossima volta vi farò vedere, sempre dal centro verso l'esterno.
Quando dico, quando spiego questo durante i corsi, cosa succede? Che poi tutti i fili partono dal centro, no? Perché i primi faccio la croce e la diagonale, gli altri imbastisco dal centro verso l'esterno, ma a scalare. Quindi non avrò un groviglio al centro, perché sennò come faccio a trapuntare? Questo vale per quando trapuntate a mano. A macchina non imbastitemi per favore la coperta con il filo per imbastire, perché poi andrete sopra l'imbastitura con la macchina per cucire. Mentre a mano col telaio posso spostarmi l'imbastitura, la posso tagliare, a macchina no, perché è un lavoro più veloce e più meccanico. Di conseguenza potete imbastire e con le spille da baglia e con la pistola sparapunti. Non so se le conoscete. Le spille da baglia però non sono spille da baglia normali, sono fatte a fagiolino, sono fatte così, in modo tale che voi possiate prendere tutti gli strati di... stanno portando. Poi ce l'avevamo portata di mano. Queste sono le mie spille da baglia, giusto perché avevo un po' di cose da fare. Vedete come sono? Sono dei piccoli fagiolini, di varie misure tra l'altro, perché ci sono sia cromate che dorate. Non sono determinanti i colori. L'importante è che abbiano questa forma. Oppure noi usiamo sia le spille da baglia che la pistola sparapunti, perché prima punto tutto con le spille, poi vado tutto a sparare e poi si trapunta a macchina. Detto questo, l'impastitura e dopo c'è il trapunto. Purtroppo io non riesco a farvi un corso di trapunto online, né a mano né a macchina. A mano posso farvi vedere qualche cosa, a macchina... C'è qua il lavoro dell'Emanuela trapuntato a mano, a proposito? Mi faccio vedere? È quello con la piuma dentro? Quello è portato via in macchina. Buonanotte. Se l'è portato lei, perché abbiamo provato a trapuntare l'imbottitura di piuma a macchina, come vi avevo fatto vedere, e l'Emanuela in questo weekend alla Fiera di Roma ha provato a trapuntarla a mano. L'ho visto il post, è fatta veramente, cioè, ieri ho provato anch'io, siccome c'era qua il telaio con sull'imbottitura, ho provato anch'io a trapuntarla, è fighissima, veramente veramente fighissima. Vi consiglio, appena avete un quilt che potete mettere sul letto, e quindi non un pannello da appendere perché non vale la pena, non sto a vendervi un'imbottitura di piuma per un pannello da appendere che non serve a niente, ma per i bambini da mettere sul letto, un plaid, provatevi l'imbottitura di piuma e vedrete che è bellissima. Se avete caldo prendete quella da 40, da 45 grammi a metro quadro, se avete un po' più freddo c'è da 65 grammi a metro quadro. Domandona! Roberta, ma è meglio a mano o a macchina? Dipende da quello che volete fare. Sono due cose completamente differenti. Allora, io la cosa che vi consiglio è il quilt della vostra vita e volete trapuntarvelo a mano, trapuntatevelo. Se amate fare i top e divertirvi, mandateceli, ve li trapuntiamo a noi a macchina. Così vi siete divertiti piuttosto che accatastare dei top... Il corso. Oppure fanno il corso, poi per fare il corso vi posso dire basta una macchina qualsiasi, non è vero, potete venire con la macchina quella piccola così e qua sotto una coperta matrimoniale campacavai che l'erba la cresce, cioè la dovete prima trapuntare a strisce e poi montare con un altro sistema. Potete trapuntare tutto a macchina, anche con una macchina piccola, però se la macchina sotto ha un braccio largo così o più largo ancora, meglio. Se avete le macchine, quelle con un braccio così, le hanno sempre trapuntati, però si fa fatica. Ok, c'è chi chiedi, ma una sparapunti apposita? Una sparapunti con dei calabroni piccoli così da 6 mm che tengono assieme tutti gli strati. Immaginati come se fossi quelli da mettere il prezzo, no? Mm. Però... Ce l'ho lì nell'armadio, così la facciamo vedere addirittura. Poi... Okay. Perché ho un armadio delle meraviglie che la Donatella ha sistemato tutto. Però... Ma non si trova niente. Non è vero. Troviamo. Dice Mirta, sarebbe bello un corso di trapunto in DVD da acquistare. Sì. E il problema è che è difficoltoso, perché io vedo anche i video tutorial delle americane, fanno dei bellissimi cose, ma
dei bellissimi lavori perché sono già brave. Se non lo fai con qualcuno che lo sa già fare e ti guarda e ti consiglia e ti fa muovere la macchina e ti dà l'impostazione delle mani e tutta una serie di cose, se no diventiamo tutti tanti autodidatti. Dimmi. Dice Loredana, i punti si tolgono o rimangono dentro? Si tolgono, dopo li devi togliere tutti, c'è una forchettina zazazazza, e li togli tutti, oppure con la forbicina. Io consiglio il levapunti. Forse la tenua si è persa dentro nell'armadio. C'era quel film, come si chiamava? La bussola d'oro? Quello dove entravano nell'armadio, entravano in un altro mondo. Anche la Thelma è andata in un altro mondo adesso. Non, no, le... non lo trovo. Non fa niente, la prossima volta vi faccio vedere la pistola sparapunti. La Thelma porta la sua. Ta-da! Quella non è riuscita ancora a perderla. Allora... Quindi per questa sera vi ho dato qualche nozione, abbiamo chiacchierato un po', nel frattempo, nei prossimi giorni, mandatemi un elenco di cose che vi piacerebbe vedere. Le cronache di Narnia. Le cronache di Narnia, entravano dentro in un armadio, avevano la bussola d'oro? Cercavano la bussola d'oro? No, bravo Guido. Bravo Guido. Ah, bravo. Ma quello è un altro film, penso. Allora, qui volevo farvi vedere questo. Aspettate. Eccomi qui. Se avete un po' di scartini a casa, avanzini, cose così, siccome mi avete chiesto, ah, ma posso fare dei regalini, qualcosa? Scusate. Questo con un po' di avanzi è semplicissimo da realizzare. Guardate il dietro, che delizioso. Questo l'ha fatto la mia amica Cristina per me. È bellino, eh? E questo lo trovate su questo libro, che era sempre quello da cui abbiamo preso il Daisy Quilt. Vi ricordate? Più la modifica che avevo fatto io per Natale. Qui trovate la spiegazione del cuscino dettagliata. Voilà! Quindi questo è molto 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 carino. Se avete degli avanzi lo potete fare, se invece lo volete proprio con questo tessuto qui, forse abbiamo dei fat quarter di questo o dei mezzi metro, se no ordinate il kit, insomma, come volete voi. È un tessuto vecchio che ho in casa. Tutti dicono che è bellissimo, bello. Bene. E altre, e c'è informazione che i film sono due. Le cronache di Narnia e quello altro della bussola. Poi peschisiamo, poi ricerchiamo. C'è chi dice che questo libro, in maiuscolo, è meraviglioso. È meraviglioso, sì, io lo trovo veramente delizioso. Sempre perché le australiane mi piacciono tantissimo, perché anche Annie Down. Allora, una cosa devo farvi vedere di Lynette Anderson. Arriveranno i tessuti. Questo è l'ultimo libro uscito. Ragazzi, per i prezzi scrivete in privato, che così vi danno tutte le informazioni. Sì, perché io non li so i prezzi a memoria. Questo è l'ultimo libro che è arrivato in questi giorni, li abbiamo già venduti tutti, quindi adesso ritorna, cioè tutti no, ma quasi, ritornerà a brevissimo ed è l'ultimo libro. Ma sempre di Lynette Anderson, autunno, primavera e soprattutto Natale. Quindi se, se vi piace il genere australiano, dove c'è un po' di patchwork, un po' di appliqué, un po' di ricamo, delle cose carine, questi secondo me sono i libri che fanno per voi. C'è anche il Punching Needle, c'è un po' di tutto. Il Punching Needle. Yes. E se vogliamo tenere Lynette bisogna tenere tutto. Sempre di Lynette Anderson sul sito, e questi sono già caricati, Claudio metterà il link dei cartamodelli, ce ne sono un po', altri arriveranno nelle prossime settimane. Alcuni cartamodelli li troverete già corredati di bottoncini dipinti a mano. Voglio vedere il zoom del libro di Natale, zoomato. Questo è in francese, noi ce l'abbiamo solo in inglese, per quello lo tenevo coperto, perché dopo sono in francese, ma noi ce li abbiamo in inglese, sì. Credo che siano caricati già sul sito, se non li trovate caricati, li, cioè questi ce li abbiamo anche in francese, ma ci sono tutti i cartamodelli. Viola li ha tutti e sono bellissimi. Bravissima.
Allora dicevo, tanti cartamodelli sono già corredati di bottoncini all'interno per realizzare quello che trovate. Guardate il Babbo Natale con la stellina, è bellissimo! È bello, eh? Che prima avevi solo i bottoncini, no? No, avevamo i bottoncini e i cartamodelli separati. Questi nascono già con i bottoncini all'interno. Infatti, l'avevo visto, bello. Sì, vedete anche questa. Guardate questa borsa che carina. I portalavoro, poi adesso ne arriveranno altri 100.000. Anche questi, guardate tutti i bottoni. E poi ci sono i blocchi del mese. Questo lo stiamo cucendo con l'aiuto della Noemi e quando sarà pronto ve lo farò vedere. E quindi sono 12 e diventa... Questi in realtà sono 2, 4, 6, 8, 10 mi sembra. E poi un altro blocco del mese, un altro cuscino di Natale, insomma. Linette Anderson... Qualcuno chiede il nuovo libro di Tilda? È di là, non c'ho qua neanche la mia copia. Il nuovo libro di Tilda è spettacolare, bellissimo. Sì. Non vedo lo zoom, lo blocco del mese, aspetta. Ok. È arrivata Katie. Vabbè, poi ce ne sono altri di blocchi del mese, anche questo. E poi di là ne ho ancora altri, tantissimi cartamodelli di Linette Anderson. Quindi, chi mi chiedeva, ma di Linette cosa c'è? Libri, cartamodelli... Scusate, quali sono i blocchi del mese? I blocchi del mese vengono considerati dei cartamodelli. Questo qui era tipo un blocco del mese, perché ognuno di questi è un cartamodello a sé stante, che compongono un quilt, e quindi si chiama Block of the Month. Perché di solito veniva dato un blocco al mese, in un anno uno riusciva a fare un top. Questo è quel che vuol dire block of the month. Non trova il libro, la Thelma è sempre stata assorbita prima dall'armadio, adesso dal negozio. Non posso leggere le vostre domande perché è andato via anche il cameraman, sono qua da sola con Katie che cammina sui tavoli. Vabbè, cosa vi devo dire d'altro? Che se riusciamo facciamo la diretta venerdì sera sempre alle 9, magari con un progettino natalizio, con qualcosa o con delle piccole cose prese dai libri. Devo frequentare di più questo posto. Devi frequentarlo di più, sì, che sono appena arrivate l'altro giorno. Questo è il nuovissimo libro di Tilda. Bello, bellissimo. Ciao Katie. Questo è veramente un grande libro, secondo me. E costa anche relativamente poco. Abbiamo già parlato del blocco del mese? Abbiamo già parlato del blocco del mese. Ci sono Voglio sapere qual era il tema del blocco del mese. Di quelli di Linette Anderson? Ce ne sono di tanti tipi. Cioè, ci sono le case, c'è quello natalizio, c'è quello con i Babbi Natale. Katie. Ma perché? Donatella dice, come faccio a vederlo dall'inizio? Adesso, quando il video tutto questo è finito, Silvio fa sclink, noi sentiamo qua sclink, si chiude e viene postato in automatico sulla pagina dove sei adesso e puoi riguardarlo dall'inizio, perché noi quando finiamo qui, io mi metto sul tavolo di là con la Thelma e riguardiamo tutto il video dall'inizio e la Thelma, ma tutto bisogna guardarlo, poi domani ancora un po' per vedere tutti i pezzi. Per migliorarci, per dare un servizio migliore. Bene, and posso andare a mangiare? Chiedono anche, farei un gruppo per il Daisy Quilt? Me l'avete già chiesto, ma è semplice da fare il Daisy Quilt. Perché devo fare un gruppo? Cioè, abbiamo già tante cose da fare. Non muori. C'è Katie che fai danni. E se proprio avete bisogno di assistenza, ma veramente noi viviamo in un incubo in questo periodo. Facciamo dei gruppi più interessanti, dai. Quello ce la fate da solo a farlo. Bene, detto ciò, vado a mangiare. Facciamolo e lo gestisce la Telmelise. Va bene. Allora, quello che volevo dirvi è, per favore,
guardate in 80, 90, 120, 140 persone, condividete il video dopo che è finito, siete capaci? Condivisioni 16, 26, 32, eh? Per piacere, condividete il video così anche gli altri possono gioirne. Poi mettete mi piace sulla pagina, mettete mi piace su Google, per favore seguitemi su Instagram, che già siamo arrivati a un certo numero e mi fa fare delle cose di più. E io sono contenta, delle cose di più è carino da dire. Devo dire qualcos'altro? Iscrivetevi al canale YouTube e cliccate sulla campanella così mi potete seguire. Dimenticato qualcosa, segretaria? No, era distratta a fare altre cose. Sta giocando col gatto. E il gatto toglie il sbagliato. Gruppo di Santa Claus Quilt? Sì, io mi vesto da Babba Natale. Cosa mangerai? No, non lo so, sono a dieta. Non posso mangiare niente. Io vorrei mangiare la pizza questa sera, ma non posso più mangiare il frumento. Non posso mangiare il riso bianco. Sì, Elisabetta, da domani questo video si trova sul canale YouTube. Sì, se Claudio ce la fa, se no nei prossimi giorni, perché Claudio lo vedo un po' oberato in questi giorni. E intanto però potete vederlo. Qualcuno dice al gatto di smettere di togliere gli spilli dalle calamite? Prende gli spilli e li lancia. È fastidiosissima questa cosa. Via, a fare un giro. Okay. Bene. Siete contente? Vi ho insegnato due cose, è stata una serata un po' estemporanea, vi ho tenuto compagnia, voi avete tenuto compagnia a me, vi ho fatto vedere un nastrino nuovo. Mi ero preparata le Wonder Clip, ma all'inizio abbiamo chiacchierato un sacco, ho perso tempo. Le spille da bagna, la pistola sparapunti, il nastrino. Io tutte le volte vi faccio vedere così nel nuovo. Okay, quindi la prossima volta vediamo il binding. La prossima volta vediamo il binding. E intanto dobbiamo andare avanti anche con altri progetti. Avete dubbi, vi faccio vedere questi due libri di questa settimana, che sono qua tutte le settimane arriva qualcosa di nuovo. Eh sì, c'è chi dice che vorrebbe tutto desiderio. Guarda, anche tutto, io quando faccio tutto, gli ordini vorrei tutto, poi la persona che c'è dietro la telecamera buff, mi spara, ma io voglio tuttissimo qui in negozio, perché mi piace che le persone lavorino con la giusta attrezzatura, perché si lavora meglio, si fa un risparmino ma si lavora meglio. Quindi ricordatevi che io voglio che tutte voi cuciate, dovete cucire tutte con le cose giuste, fate dei corsi belli, scrivetemi se avete dei dubbi, se volete aprire un negozio, scrivetemi per qualsiasi cosa, tanto rispondo sempre io. E anche il log cabin. E anche il log cabin, adesso ci facciamo degli appunti. Bene, tolgo gli occhiali. Guarda, perché ridi? Buonanotte a tutte, grazie per essere stati con noi. Dietro salutano. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Ricordatevi che dovete cucire tutte. Ciao. A venerdì. Buona serata.